Buonasera a tutti, eccoci tornati per questo nuovo episodio di live streaming. Sono le ore 23:30, ma dobbiamo giustificare questo anticipo anche perché ieri abbiamo detto che si iniziava a A mezzanotte e mezzanotte e mezza. trenta, Comunque, sì. ciao, ciao, eh. Sì, io sono sempre molto sanremese, anche stasera. Ti sento un po' abbacchiata, che è Non successo? mi sento molto bene. Non si sente molto Sono un po' bene. stanca e non mi sento molto bene. Vabbè, male tu di stagione. male di stagione. Sono le primavere. Sono le primavere, ma poi dobbiamo anche giustificare questa tua parrucca verde, lo vogliamo dire? Come ieri sera, e sono le foglie e i campi di Sanremo, Sono perché le foglie. Sanremo è Sanremo e, caro Terris, tutti non guardano Sanremo, io non guardo Sanremo, lui non guarda Sanremo, nessuno si mette. Poi alla fine, caro Se Stefano, ti devo dire che Sanremo se lo guardano tutti, fuorché io Vabbè. e te. E a proposito di Sanremo, leggici un po'. Appunto, visto che sono in serie verde, Sanremo 2017, al via la 67esima edizione, Tiziano Ferro e Ricky Martin tra gli ospiti più attesi. Tiziano Ferro ce lo siamo visti anche noi, vero Stefano? Sì, mentre si stava mangiando abbiamo acceso la televisione, c'era proprio Tiziano Ferro che interpretava una bellissima canzone di Luigi Tenco a 50 anni Sì. dalla sua scomparsa e devo dire che da appassionato di musica non mi sono, non ti dico commosso perché oramai vedere Sanremo in questo aspetto commerciale, però insomma mi ha fatto pensare al Sì, grande no, Tenco. vabbè, anche Tiziano Ferro mi pare che abbia fatto una bella performance. Quindi pronti, partenza via, dice l'Huffington Post, via la 67esima edizione del Festival di Sanremo, ufficialmente iniziata. A guidare il timone quest'anno ci sarà la coppia dei record, Carlo Conti, ci sono, via perché Sanremo è in corso, già conduttore delle due scorse edizioni, e Maria De Filippi che ha avuto un attacco di febbre a poche ore dalla diretta. Si Anche vede che lei non non sta sta bene. benissimo. Anche lei non sta bene. Allora, quindi abbiamo detto che iniziamo Le prime donne non stanno bene. le prime donne non stanno bene. Iniziamo quindi il nostro programma alle 23:30, quando sarà possibile la sera, anche perché ci sembra un orario un attimino più, diciamo, Giusto. più giusto, perché le mezzanotte e mezzo cominciava a essere un po' tardi, poi dopo il programma ci sono tutta una serie di operazioni da fare, quindi estrapolare la registrazione, quindi caricarla anche sugli altri social network e sulle altre piattaforme, tra le quali YouTube. Allora vi ricordo il nostro indirizzo www.spazioinformazionelibera.com per tutte le vostre curiosità al riguardo della nostra iniziativa, ma il nostro indirizzo, che è staff, si vede male, chiocciolasteter.it, lo metto sul nero, eccolo qua, staff chiocciolasteter.it, per ogni vostra email e per tutti i messaggi. Naturalmente potete tranquillamente utilizzare Facebook durante la diretta e dopo, quando il video chiaramente sarà online come video. La maglietta nera fa sempre chic, dai. Sì, però no, quello che c'è sotto, vedi la pancia? Insomma, No, vabbè, lo dai, chic su. non lo fa. Oggi abbiamo fatto una panoramica di notizie piuttosto curiose, andremo a vedere subito qualcosa. Innanzitutto è successa una cosa in Francia un po' particolare, che dici? Sì, abbastanza. Abbastanza Francesi qui particolare. si sono distinti. Sì. L'andiamo a vedere. Dov'è? Eccolo qua. Si sono distinti per una brutta cosa. Sì, per una brutta Eh cosa. sì, eccola qua. L'andiamo a vedere. Eccola qua. Vabbè, ecco la brutta cosa. Eccola qui. Stuprato e picchiato da quattro poliziotti, accidenti. È caso in Francia. Di
Dici un pochino qualcosa, Terris. Il giovane Teo ha subito atroci violenze durante un pestaggio. I poliziotti sono stati sospesi e incriminati. Ma cosa è successo? In breve cercherò un po' di fare una sintesi dell'articolo. Questo ragazzo è stato aggredito senza che vi fosse stata una reazione da parte sua, Teo si chiama, che potesse rendere né giustificabile né quantomeno logica una ferocia del genere nei suoi confronti. Chi ci scrive l'articolo è thesocialpost.it. Allora, tutto questo è stato filmato da dalle videocamere di sorveglianza che mostrano chiaramente come i quattro poliziotti blocchino tutto a un tratto un ragazzo di colore e poi dopo uno di loro gli infila un manganello all'interno dell'ano, causandogli una lesione con un referto che parla appunto di una ferita del canale anale, una compromissione dello sfintere e quant'altro, con una prognosi di 60 giorni. E dopo che il ragazzo appunto ha descritto tutto, i poliziotti sono stati, come ho detto prima, filmati da queste telecamere di zona che hanno ripreso tutto. Sono stati sospesi ed incriminati con effetto immediato e la Eh beh. Francia se ne va in piazza, con tutte le persone che hanno appunto sostenuto e appoggiato quello che è successo a questo ragazzo. Quindi, nel momento in cui la notizia della violenza si è diffusa, quindi anche l'opinione pubblica francese ha reagito con sdegno, beh, è chiaro. Beh. Credo non potesse fare altro. No, dico proprio veramente. Allora, te cosa ne pensi di questa cosa? Perché questa era Ma cosa veramente. vuoi che ne pensi, Stefano? Io non posso neanche. Cioè, qui non c'è da pensare, poi alla fine non c'è da pensare. C'è da prendere atto di quello che sta succedendo e che si fa? Si piange su noi stessi? Su come ci comportiamo? No, io Non lo sinceramente penso più so. che altro ci sia un comportamento anomalo della polizia, cioè questo è, Ma è diciamo. anomalo della polizia, un giorno è della polizia, un giorno è di qualcun altro, un giorno è di chi si rivendica. Purtroppo sono eventi che succedono sempre più spesso a danni di persone che, ahimè, E infatti, cioè, tutto questo ha avuto un eco incredibile. Sul Fatto Quotidiano c'è proprio Parigi, tensione dopo le violenze degli agenti su questo ragazzo di 22 anni, il suo appello dopo la visita di Hollande, no guerra, stop alla guerra. Dopo 3 notti di scontri di tensioni nella Parigi, Teo, il ragazzo vittima delle violenze, la polizia ha lanciato un appello alla calma. Eh vabbè, mi sembra il minimo. Quindi, e Poco poi. da dire poi alla fine perché parla tutto quello che c'è scritto negli articoli, ma non solo, parla l'evento. Parla l'evento, come Parla tra l'altro l'evento. parla quest'altro di eventi che è successo a Milano, sempre a proposito di due Vediamo poliziotti. un po'. Milano, due poliziotti condannati a 7 anni. Chiedevano il pizzo. Ai borseggiatori della centrale. Accidenti. I due ex agenti della mobile specializzati nei controlli in situazione pretendevano parte della In refurtiva stazione, in in, stazione. ah sì, in stazione, scusate, pretendevano parte della refurtiva da un gruppo di ladri di etnia Rom. La minaccia che usavano con le donne: se non pagate, vi tagliamo i Vi bambini, togliamo vi i bambini. togliamo i bambini, accidenti, addirittura gli tolgono i bambini. Allora, queste sono delle cose Poi non che. so quanto sarebbero potuti arrivare a fare a tanto, ma comunque le minacce sono sempre brutte, vero? No, non solo sono sempre brutte, ma mi sembra che qui si stia un po' calcando la mano su delle situazioni che non, verso persone che in un certo senso non si possono difendere. Eh sì, beh. Cioè qui si tratta proprio di sfruttare, no? Allora, se queste persone erano dei borseggiatori, fai il tuo dovere, Fai il poliziotto.
fai il poliziotto e non comportarti peggio di loro. A maggior ragione, io più che la sospensione a questa gente, ve ne dovete andare dalla polizia. Chi non fa il proprio dovere in quegli ambienti, chi non tutela quello che è, diciamo, la sicurezza degli altri, ma invece favorisce ancora, te ne devi andare, devi cambiare mestieri. Cioè, devi fare come fanno tutti coloro, visto che la signora Marianna Madia, no, attacca solo i dipendenti pubblici che non hanno l'uniforme. Ecco, impari anche ad attaccare chi ha l'uniforme che non fa il suo dovere. Questa gente se ne deve andare a casa. Tutto questo Ecco, punto. naturalmente anche per tutte le altre divise, comunque Stefano. Ma Chi non io dico. fa il proprio dovere in ospedale, chi non lo fa nei vigili del fuoco, chi non lo fa di qua o di là, che se ne vada. Sono mestieri che io non li chiamo missioni, non le ho mai chiamate missioni, ma in un certo senso passioni sì. Dare noi stessi, sì, se non ci riusciamo, facciamo altro. Facciamo altro, anche perché c'è gente che sinceramente fa una vita veramente. Siamo in un'Italia in cui c'è bisogno di aiuto e non c'è bisogno di punire, non c'è bisogno di comportarsi nella stessa maniera dei delinquenti, ma c'è anche ci sono delle situazioni che veramente vanno sottolineate, perché l'Italia è fatta anche di gente onesta, l'Italia è fatta anche di persone oneste, ma in questo momento l'Italia è fatta di precari, è fatta di persone che sinceramente avrebbero voglia di dare una svolta alla propria vita, anzi, ma nemmeno dare una svolta, di vivere, il diritto di vivere, perché è una cosa, siamo arrivati veramente alla povertà assoluta in uno stato che sotto certi aspetti non se lo merita, perché ci sono tanti contribuenti, ci sono tante persone, ma ci sono anche tante persone senza lavoro che E ci dovrebbero sono anche essere, tanti ladri. e ci sono ladri e persone senza lavoro, ma appunto. C'è una nota Una bella notizia, a vero? proposito di questo, ce la leggerai un po', cosa è Beh, successo? questa io è lunga, è molto lunga, però meriterebbe di leggerla tutta. Michele, trentenne precario, suicida. Appartengo ad una generazione perduta. Ho vissuto male per 30 anni. Qualcuno dirà che è troppo poco. Quel qualcuno non è in grado di stabilire quali sono i limiti di sopportazione, perché sono soggettivi, non oggettivi. Ho cercato di essere una brava persona. Ho commesso molti errori, ho fatto molti tentativi, ho cercato di darmi un senso e uno scopo secondo le mie risorse, di Usare. fare del mio malessere un'arte. Ma le domande non finiscono mai e io di sentirne sono stufo. E sono stufo anche di pormene. Sono stufo di fare sforzi senza ottenere risultati, stufo di critiche, stufo di colloqui, di lavoro come grafico inutili. Stufo di sprecare sentimenti e desiderare e desideri per l'altro. L'altro genere, che evidentemente non ha bisogno di me. Certo. Stufo di invidiare, stufo di chiedermi cosa si prova a vincere. Di dover giustificare la mia esistenza senza averla determinata. Stufo di dover rispondere alle aspettative di tutti senza aver mai visto soddisfatte le mie. Stufo di fare buon viso a prossima parte. Di fingere Pessima interesse, sorte. ah sì, l'ho messo un po' alla Toscana, Vabbè, cattiva io direi di sorte. non leggerla tutta È perché molto sinceramente è bella, molto sì, lunga. molto lunga, ma è molto È molto bella, lunga, è molto bella, però è una lettera straziante di un ragazzo che si chiama Michele E che se ne va, ha e che deciso se di andarsene ne. Vabbè. da questo mondo che non lo accoglie, come sarebbe giusto. Vabbè. È un ragazzo come tanti che vive che ha vissuto in una crisi profonda, che è quella di molti ragazzi, la crisi della
della disoccupazione, del precariato e quant'altro. Un ragazzo che ha studiato, un ragazzo che voleva mettere in pratica i suoi studi di grafico, che ha fatto molti colloqui e che si è ritrovato in qualche modo messo da una parte. Molti lo definiranno un ragazzo debole, non è così. È un ragazzo come tanti che ha scelto una via probabilmente drastica. Vabbè, l'ha scritto nella lettera quello che ha scelto, anzi mi sembra abbastanza determinato, Sì, anche se molto io coraggioso. purtroppo, cioè per natura io sono per combattere, cioè in fin dei conti è vero che ci vuole un gran coraggio anche per suicidarsi, mi Eh dicesti sì, tempo fa. io sì, l'ho sempre sostenuto, perché credo che per arrivare a una fine del genere si debba essere non solo molto lucidi poi alla fine, ma anche molto coraggiosi, perché togliersi la vita è tanta roba. Eh sì, vabbè, comunque io penso, insomma, in realtà del genere. E poi da ultimo mi è piaciuta una cosa, però, nella lettera, dove si complimenti al ministro Poletti, lui sì che ci valorizza a noi stronzi. Ho resistito finché ho potuto. Io nei panni di un ministro non dico di sentirmi responsabile, poi in prima luogo di scelte che forse magari. Però una riflessione la farei, se è il caso ancora di sedere e Ma di, dimettiti, ecco, di stare lì, ma cioè. dimettiti, vabbè. Preferirei, insomma, per quelle che sono i me, avere un'idea di un ministro diverso, per quanto Tanti ministri riguarda. diversi, Stefano, di tanti Cioè, diversi. il ministro Centrone ha detto delle cose in questa legislatura, non sto a elencarle tutte, ma basterebbe fare un attimo come si dice, un attimo di ricerca anche su internet, sulle parole che ha detto Gentiloni, come si è espresso, scusate, no, Gentiloni, Poletti, come si è espresso agli studenti, come si è espresso ai lavoratori, come si è espresso ai precari, con che leggerezza spesso ha affrontato determinate tematiche che a parere mio avrebbero dovuto essere affrontate con una considerazione diversa da parte di un ministro. Io, anche dopo questo, cioè, fare una cosa, io me ne andrei. Vorrei dire solo una cosa, la leggerezza sì di Gentiloni, ma io Di la Poletti, vedo di Poletti. Poletti, di Gentiloni, di tutti. Questa è la leggerezza del PD, di chi comunque vuol continuare una loro politica a dispetto dei santi, a dispetto di tutti, perché tanto è così. Quello che io dico, abbiamo visto la Romania che si è buttata in piazza 2 giorni, tre, si è arrabbiata, sono andati tutti in piazza. E che hanno fatto? Dall'altra parte si sono, diciamo, tra virgolette, ma neanche troppo tra virgolette, ritirati. Ma andiamoci anche noi! O abbiamo paura? Non lo so, ma questo, cioè, Andiamoci, proviamo. il problema di andare, proviamo andare in piazza, e proviamo andare in piazza significherebbe, secondo me, Ribelliamoci, andare in piazza è ribellarsi. Non ne possiamo più di certe situazioni, di certe cose. Ribelliamoci. Un cervello forse ce l'abbiamo, chi più, chi meno, chi più sviluppato, chi meno. Ma porca miseria! Cioè, stiamo prendendo frustate da tutti. Accidenti, ribelliamoci. Vabbè. Scusate lo sfogo. Ok, ora però torniamo con un po' di buon umore perché insomma ci sono anche delle belle cose con cui, cioè, affrontare.
Tra l'altro, a fine di questa puntata c'è un episodio. Vabbè. Voi lo conoscete sicuramente, Scoppia la coppia, Qualcuno lo conosce. che è pronto per voi. Però prima senti con che cosa tirano giù le finestre. Brum, vabbè. Allora, prima Si vede. abbiamo preparato un piccolo spot, un piccolo assaggio per quello che sarà appunto in coda il nostro Scoppia la coppia. Vabbè, il titolo, la puntata che abbiamo riservato per voi è una sorpresa. Però per adesso guardiamo il backstage. Eccola qua, ma che bellini, che eravamo. Ancora una parrucca. Vabbè. E io i miei capelli non voglio farli vedere, va bene? Vabbè. Anche perché poi gli episodi di Scoppia la coppia sono tutti in bianco e nero, per cui Eh insomma, sì. voglio dire, c'hai un capello qui che sbuca. Ho un capello, un crine di cavallo. È appunto Sanremo. Bene, selezione di notizie tristissime, tolto che la scheda che mi hai mandato Vabbè. sulla pianta. Le barzellette i nostri ascoltatori le vanno a cercare da soli, va bene? Va bene, va bene. Non Vabbè, ci vogliamo faccio. parlare della scheda completa della pianta? Oppure, Ah, ma no, tanto questa. per non parlare di qualcos'altro di tristissimo. Ma andiamo sulla pianta, che è carina, dai. Oppure vogliamo parlare che l'Isis, Parliamo dell'Isis. parliamo dell'Isis, perché comunque sia, l'Isis cosa fa? L'Isis? L'Isis paga il viaggio verso l'Europa ai migranti minorenni che si uniscano al califfo. Allora. Beh, Dici due parole, Terris. ci sarebbe di aprire un libro. Due parole non bastano. Mistocolvitto.it, quelli che gli altri non dicono. Questa è la fonte. Isis paga il viaggio verso l'Europa ai migranti minorenni che si uniscano al califfo. Lo Stato Islamico paga appunto questi ragazzi minori che attraversano il Mediterraneo dalla Libia all'Europa, gli pagano il viaggio e promettono quindi di farli aderire alla Jihad. Quindi è una notizia che viene affermata da un rapporto del Think Tank Quilliam, secondo cui circa 88.300 minori sono a rischio di radicalizzazione. Quindi fino a 2.000 dollari vengono appunto dati a questi ragazzi per farli attraversare il mare, quindi una promessa che poi diventa un debito. Eh beh, Beh, è certo. chiaro. Quindi come vedete l'Isis è talmente organizzata che si può permettere addirittura di reclutare persone pagandole e quindi inoltrandole alla Jihad verso. Anche perché queste persone non hanno più di tanto, In che senso? hanno poco, Ah, quindi. sì, vabbè, Hanno chiaramente. veramente poco. Si tratta sempre, si ritorna al discorso che si faceva prima, di sfruttamento di poveracci. Di sfruttamento di poveracci, che vengano sfruttati per queste cose. E vabbè. Magari loro non sanno nemmeno per cosa vanno in missione, ma insomma, vabbè. No, no, lo sanno, lo sanno. No, vengono addestrati, fanno Sì, le no, loro ma prima scelte. sto dicendo, prima.
Guarda, qui ci sono delle mail, c'è Cinzia da Como che ci dice a proposito, no, prima quella di Carmelo da Torino. Complimenti per lo streaming, fate un articolo sugli ippocastani, sono una... Sì, fate un articolo sugli ippocastani, sono un appassionato di alberi. Quindi qua, vai a cercare la prossima puntata una notizia sugli No, ippocastani. mi trovate un No. attimo interdetta perché comunque le mail le prende tutte il Terris. Io le vedo da ultimo e certe mi fanno un attimo di... Va Staff bene, andrò a chiocciolastether.it vedere qualcosa staffo. Quindi sull'ippocastano. se qualcuno di voi conosce proprio la struttura, la Chi natura, è Cinzia no, no, o è no? Carmelo da Torino. Carmelo, La natura Carmelo. degli ippocastani, magari ci faccia sapere qualcosa. No, ma l'ha chiesto a noi, io in queste sere, caro Carmelo, mi farò carico di illustrarti l'ippocastano. L'ippocastano. Invece la Cinzia di Como, Sanremo, ritorniamo a Sempre Sanremo, Sanremo. ritorniamo a Sanremo, fammi togliere queste email enorme, ecco che c'è qua. Cinzia di Como ci dice: troviamo un'alternativa al festival, facciamo la festa nazionale dei disoccupati. Vabbè, scusa, Cinzia, vabbè che credo che ci sia poco da festeggiare, ma poi magari li facciamo anche cantare, o meglio, Gli li facciamo mettiamo in fare un marcia, bel li facciamo anche coro. cantare Bella Ciao, che No, so, un bel coro, un lo bel sceglieranno coro, loro, vabbè. poi alla fine dovranno sceglierlo loro, però possiamo anche Possiamo provare. anche provare. Bene, bene, sono le ore 23:57 minuti, siamo rigorosamente in diretta, questo è Spazio Informazione Libera, abbiamo esaurito tutti gli articoli che ci eravamo preposti. Adesso aspettiamo 3 minuti per vedere se le testate Non giornalistiche... abbiamo parlato della pianta stasera, Ah, tesoro. la La pianta! La pianta! pianta ufficinale. La pianta officinale, andiamola a pescare. Si era detto che c'era una scheda completa, mi sembra. Sì, Certo. eccola qua. E erbeofficinali.org. Ti mando il cattura schermo. Eccola qua. Allora, scorri un attimino, stasera si parla di una pianta anche abbastanza comune, un agrifoglio. L'agrifoglio, Vabbè, che nuovo. la classificazione, andate a vedervela voi perché c'è un sacco di cose da dire, anche i nomi, eh. Però guardiamo un attimino l'habitat, si trova principalmente nelle regioni con clima oceanico, caratterizzate da piovosità accentuata, limitata la siccità estiva, ed escursione termica moderata, dove cresce in boschi umidi di latifoglie Preferenza. con preferenza di terreni acidi. In passato si trova spesso associato al tasso Taxus baccata, a costruire una fascia quasi continua sulle Alpi e sull'Appennino, al limite della faggeta. Ora l'agrifoglio si concentra in boschi medio-montani nelle nostre regioni centro-meridionali e nelle isole. Vediamo un attimo, scorri, perché a noi ci interessa altro, la distribuzione non ci interessa. La fioritura è a maggio e a giugno. Oh, il periodo balsamico, tutto l'anno, praticamente queste foglie sono buone tutto l'anno. Ma cosa ci si fa? Ora ce lo dice. È una droga, drugs, utilizzata con foglie. È un'erba alternativa all'agrifoglio, il salice. Ha una tossicità relativa a quanto specificato. Le controindicazioni: nessuna controindicazione alle dosi terapeutiche normali, eccetto l'ipersensibilità individuale. Cosa Questa pianta, serve? lo vediamo. Accidenti, Terris! Vuoi l'agrifoglio in tutti i modi tu? Allora, questa pianta rientra nella lista del Ministero della Salute per l'impiego non è ammesso nel settore degli integratori alimentari, va bene.
Allora, guardiamo un attimino. Gli organi interessati all'azione fitosanitaria. Oh, eccoci, Terris. Tutto tuo. Organi digestivi, sistema immunitario, stomaco, tubo gastroenterico, tutto il corpo, praticamente. Le proprietà e le indicazioni, vai, scorri. Digestivo eupetico amaro puro, dispepsia o cattiva digestione, febbre o ipertermia. Pensate. Beh, bene, 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 bene. Magari andatevi a cercare in qualche modo come si fanno i decotti di questa, decotti o preparazione di queste foglie. Ma mi sembra. Sì. Allora, tutti Non è domandano solo da farsi mettere decotti di agri. sull'albero di Natale, dai! Ah, perché quella È sì, è il l'agrifoglio, pungitopo, No, insomma. no, No, non è il l'agrifoglio è una cosa, il pungitopo. pungitopio è Non è il un'altra. No, pungitopo. no, no, sono Vabbè. due cose diverse. Ok, allora mezzanotte e un minuto, ci si dovrebbe essere con le testate Andiamo giornalistiche, a vediamo un vedere. po' Andiamo a vedere. le prime pagine dei nostri quotidiani, c'è niente. Non c'è niente. Ancora non c'è niente, quindi no, non si può leggere le testate quotidiane di ieri. Facciamo un altro aggiornamento, ma credo che non ci sia No, non c'è niente, non niente. c'è niente. E vabbè. E quindi non si parla di niente, le testate giornalistiche oggi ci hanno fottuto, che devo dire, niente. Vabbè. Possiamo parlare magari di qualcosa, per esempio il Fatto Quotidiano di oggi, cioè di oggi, di ieri, ormai mezzanotte e un minuto, lo riproponiamo, Gentiloni sta sereno, ora ce lo dirai un po' tu, faccio partire la cattura grande. Gentiloni sta sereno, mi viene in mente un post di Facebook molto carino. Gentiloni sta sereno e c'è una persona dietro con un coltello e Renzi davanti. Mi viene in mente un post dove ho fatto un sacco di risate. Bene, allora Gentiloni sta sereno, i ministri vitalizio ce l'hanno garantito. Certo. E il vitalizio? Vediamo Paolo quanto. Gentiloni, 5.500 euro al mese. Angelino Alfano, 5.500 euro al mese. Eccola là, la mia simpatia. Marianna Madia, 3.900 euro al mese. Non leggo questa personcina qui. Andrea Orlando, 3.900 euro al mese. Anna Finocchiaro, Vabbè. 9.000 euro, e questo È è il nostro Davide Franceschini. Dario. Dario Franceschini, sì. 5.500 euro al mese. 5.500 euro al mese. Senti te quante ferie si vorrebbe Ma fare. gli vogliamo fare un applauso, eh? Bravi, Grandi, grandi, bravi, grandi. grandi, E ora io mi volevo rivolgere alla signora Marianna Madia. grandi. Signora Va bene. Marianna Madia. Allora, cara Marianna Madia, tu che vuoi licenziare furbetti del cartellino, per carità, anche io gli darei un calcio in culo volentieri. Sì, però io vorrei una Però aspetta, cosa. aspetta, aspetta, fammi finire di parlare. Allora, cara Marianna Madia, io ti voglio ricordare Ti che voglio anche tanto tu sei bene. un dipendente pubblico. Quindi c'è chi è che ti giudica? Per quello che hai fatto, per quanto riguarda come hai trattato i lavoratori e i contratti di lavoro che hanno bloccati da 7 anni, no? I dipendenti pubblici sto parlando. Cosa ne dici? Punto interrogativo. Ma se c'è già una sentenza della Corte Costituzionale che dice che i contratti devono essere rinnovati, ma come mai non rispettate le sentenze di una Corte Costituzionale? Quindi se il dipendente che striscia il cartellino e se ne va a casa deve essere licenziato, pure tu gli dovresti andare dietro, a mio avviso, se non porti a termine quelli che sono i programmi di governo a favore di chi appunto sta lavorando. Semplificazioni, no? Con il Marianna Madia, avevi pazienza, Sì, ma sono 3.900 euro al mese. ma soprattutto, per quanto riguarda i parlamentari, ancora abbiamo previsto qualcosa?
No, perché loro non ti prendono il cartellino, non so quello che fanno, sono molto ignorante su questa cosa, ma ne vedo dormire tanti su quelle Sì, vabbè, panchine. ora questo Eh no, è ora no, non questo. c'entra, perché bisogna vedere ora su questa cosa. Io sono un Ma po', io non mi no, posso permettere di fare la fotografia, no, dormire, non mi bisogna, posso permettere no. di dormire sul lavoro, No, guarda. non, allora, innanzitutto non è una questione di dormire sul lavoro, cioè la Né camera è notte come. né giorno. Allora, la camera ha un orario, quindi c'è, cioè, se una persona arriva Va prima bene. e c'ha una pausa, non vuole uscire, se vuole stare lì in attesa dei lavori di Parlamento No, e aspetta, dorme io dormo a casa a mia. fare gli sciacalli della macchina fotografica, questa a me non piace. Io vorrei vedere se portano a casa dei risultati, se queste persone sono presenti in aula quando c'è da Il votare, c'è da problema è proprio deliberare e quello. quant'altro. Ora, se durante le pause uno, perché magari rimane lì e c'è una pausa e cosa, e si butta e si appisola in un'aula, secondo me potrebbe essere una Ma questione. io quando ho visto qualche cosa che hanno fatto vedere in TV, che ne vedo diversi accasciati mentre gli Sì, altri ho parlano, capito, va bene. vabbè. Allora, se si accasciano va bene, cioè, No, non, non va molto sì, dai, bene. compriamogli Non un va molto bene. asdraio. No, sai, visto quei materassini gonfiabili, sono Sì. eccezionali, ad Amazon si trovano. Ora vabbè, che c'entra? Su questo io non voglio entrare nei particolari, se uno Invece pisola o non pisola. entriamoci nei A me particolari. interessa se queste persone si presentano a lavorare tutti i giorni in Parlamento, cioè in aula, e fanno il loro dovere. 3.900 euro al mese, 5.500 euro Si al mese, presentano e 9.000 euro al dormono. mese, sono tutte cifre che comunque da precario, da disoccupato, no? Insomma, voglio dire, sono tutte cifre da dipendente pubblico, cara ministra, hai capito? Caro Paolo Gentiloni, 5.500 euro al mese sono da dipendente pubblico. Questi sono i vitalizi, eh? Poi non so quanto saranno poi effettivi, quanto è effettivo il loro Ma stipendio. comunque io credo che a quei vitalizi lì lo stipendio di un... Abbiamo parlato tanto dei pompieri, no? Ultimamente, no, non ci arriva. Ehi, Cioè, anche. guarda, con quei 5.500 euro deve lavorare 3 mesi un disgraziato. Penso proprio di sì. E vabbè, comunque, che Vabbè. devo dire? Allora, vediamo un po' se le nostre prime pagine è arrivato qualcosa di nuovo. Ma... Oh, sì, abbiamo il foglio, che è l'unico che si vede piccolissimo. E ora Sempre vedo. loro, sono i primi. Il foglio di domani. E Vai, quindi il foglio di domani. leggi te perché su quel piccino io non ci leggo. Stritolata tra Trump e Putin, l'Europa sente la sveglia liberale e abbandona il suo torpore. Occhio alla bolla. Beh, chiaramente questo ve lo lascio a libera interpretazione, perché, come ho detto ieri, il foglio purtroppo viene proposto sul giornalone in prima pagina, ma tutte le scritte del foglio sono piccolissime, 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 perché è proprio un foglio, no? Proprio il foglio. Quindi, cioè, non si riesce a entrare nel merito dell'articolo, quindi si ha soltanto un titolo e Fammi no, vedere, no, 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 non non ce la faremo entri, mai. non entri, non entri, perché è volutamente così, anche Sì. perché il foglio è sull'unica pagina, quindi Sì, non questo. è possibile vedere altro. Proviamo un po', mi sembra che c'era l'Osservatore Romano, anche Libero abbiamo ora, vedi, stanno Libero. arrivando piano piano tutte le testate. Leggi pure, vai. Allora, i partiti si agitano e si sfasciano, felici e perdenti. Bene, il Movimento 5 Stelle è in calo, causa le vicende romane, il PD litiga e rischia di scindersi, il centrodestra avrebbe la possibilità di vincere ma è disunito, Salvini, Berlusconi, Meloni, Alfano e Verdini hanno in mano il pallino, non lo buttino via. E vediamo anche Sanremo, anestesia totale, cioè Il festival dopo tutto questo narcotizza narcotizza il tutto. paese, Crozza sfotte Grillini, leghisti e Renzi, ma ride solo Conti. E beh, caro Oh, Crozza, anche tu bravo. ogni tanto, cioè, infatti vabbè, credo neanche sia anestesia totale, quindi, Sì, ora sono tutti dietro a tutti Sanremo, dietro. quindi cari politici, dateci dentro. Sì.
Ma ultimamente io non so, a me Crozza non mi fa più ridere. Non riesco. Ma no, vabbè, dai, c'è stata cose buone, cose. Ma io poi non guarderei troppo ai comici che fanno politica, perché poi alla fine si schierano sempre giustamente, in modo, maniera, qualcosa su le cose che vanno in voga al momento. Quindi io non li darei. Guarda Benigni, la Costituzione era bellissima, poi è da cacciare. Sono Vabbè, comici. è l'esempio secondo me, vabbè, il caso Benigni è il caso Benigni, cioè l'esempio Sì, del. ma un po' di tutti. Poi Vabbè. alla fine. Bene, L'Osservatore Romano, non hai letto il tuo bene, bene. preferito? No, sì, figuriamoci. No, per modo di No, dire, no, no. è che c'è tutte le sere. L'Osservatore Romano, i poveri bussano alla nostra porta e noi che siamo più poveri di loro, no, sotto certi aspetti dobbiamo fare. Ma bussassero un po' alla vostra, di porte. A quella dei politici forse li danno meglio da magnà. Alla nostra porta, eh beh sì, no, sotto questo aspetto magari, ora, a parte la battuta, ma è sinceramente anche un'analisi, i Poi poveri sono vedo al tanti. di sopra della. Aleppo senza. Cioè, Aleppo senza acqua. Io non so cosa dice l'articolo, ma Aleppo gli mancava soltanto di essere senza acqua. Eccola qua, i poveri bussano alla nostra porta, non era partita, non era andata online la testata del giornale, al di sopra della politica, Aleppo senza acqua. No, scusate, ragazzi, ma. No, Cioè, tanta roba. io, no, mi fa. No, io non è che voglio fare una critica all'Osservatore Romano, ma Aleppo senza acqua significa che comunque sia, non so se avete visto le foto d'Aleppo, Appunto. quindi c'è. Cioè, mi sembrava il minimo dopo tutto quello che è successo, fosse Cioè, andata via il l'acqua. grosso problema di Aleppo è Anzi. come. Ti ricordi il film Johnny Stecchino era? Che a Palermo il problema era il traffico. Sì, infatti, no, ma a Quello parte forse senza acqua si riferisce proprio all'acqua come che. bene, Boh, non lo so, dovremmo leggere sicuramente, l'articolo, perché credo, sì. è come dire, no, Aleppo senza luce, cioè. Mi sembra il Senza acqua minimo. mi pare il minimo, c'è cioè una città ridotta come un colabrodo di un groviera, chiaramente senza acqua. Ce ne siamo, ma bisognava che aspettare l'edizione di oggi, cioè di domani, di oggi, come abbiamo, insomma di mercoledì 8 febbraio, per capire che Aleppo rimane senza acqua. Vabbè, comunque andiamo poi domani, ci riproponiamo di vedere per bene l'articolo Vedremo. e vedremo. Quindi non ci sono più Il nostro testate per fatto il quotidiano momento. ancora niente. Purtroppo se noi facciamo la trasmissione alle ore 23:30, ci ritroviamo per forza a dover fare una trasmissione più lunga di mezz'ora, di tre quarti d'ora per avere tutte Se le hanno voglia di testate. sopportarci, si sopportano. Se no ci E se sopportano non e ci quant'altro. sopportano. Noi non. Poi tanto in questi giorni sei in Sanremo. C'è Sanremo, quindi Quindi vabbè. diventa. Allora, niente, queste sono le testate che sono arrivate adesso a mezzanotte e 13 minuti. Questa è Spazio Informazione Libera. Che dire? Io manderei intanto il Sì, video sì, e sì. poi se c'è qualcosa di nuovo sui Sui quotidiani di domani, quotidiani. glielo faremo Glielo presente. faremo presente e poi ci saluta. Beh, come avevamo appunto annunciato, è pronto il nostro episodio di Scoppia la coppia. Lo diciamo, si chiama Ludomilla, tanto ed è una magica interpretazione dell'Alessandra, eh? Magica, veramente, Sì, magica. parecchio. E che dire? Credo sia opportuno mandarlo subito e poi ritrovarci dopo il nostro sketch e parlare e vedere se intanto si sono aggiornate le E nostre se no, ci testate. salutiamo. Se no, ci salutiamo e ce ne andiamo a E ci letto. vediamo Allora, vai domani sera, forse. con Ludomilla. Ha ha ha!
so, Clotilde, le maestre all'asilo non hanno pazienza, e poi del resto Ludomilla ha un'intelligenza superiore alla media, quindi non ci fanno. Mi dispiace che sia stata allontanata. Ma non ti preoccupare, se hai bisogno di noi siamo qua. Ah, domani? Sì, me la porti nel pomeriggio e la viene a riprendere verso sera. Stefano sarà felicissimo. Sì. Mi hai rovinato la giornata di domani. Avevo previsto una giornata dedicata alla lettura, ma questo giallo non lo finisco mai. Clotilde ha bisogno ed io non mi sento certo di dirle di no. E poi Ludomilla è una bambina così carina. Se l'hanno allontanata dall'asilo, un motivo ci sarà. È troppo intelligente, è una bambina prodigio. E tutti i bambini prodigio vengono allontanati. È figlia di due ingegneri nucleari, mica come te. Perché io non sono intelligente? Insomma, è una vita che devi finire questo giallo. E poi, non sei mica figlio di ingegneri nucleari, tu. Va bene, però io ti avviso, se combinerà pasticci io... Mio Dio, che paura, che paura! Ciao tesoro! Ciao tesoro! È arrivata Ludomilla! Ludomilla! Sì, è di là! Guarda! Dai! Apri! Oh, cosa c'hai dentro il cestino? I giocattolini? C'hai giocattolini? Che c'hai? Ma guarda che bei giocattolini! Questo che cos'è? Bellino! Questo cos'è? Un barattolino? Barattolino, parrucchino, babbo, toxicazzardo. Ma è veleno. Guarda. Ehi, la pistolina! La pistolina! Sarà tappini Sarà tappini all'acqua. Ma c'è un buco nel soffitto. Via! Ma che non va mai sopra? Ma sei stato tu? Scusa, questa è vera, ce lo potevi dire magari, riportala al babbo, lo sa che è stata una pistola vera. Via. Ma dai, sei stato te, dai. Ma una pistola vera! Non è. Vabbè. E questo cos'è? Questa però un porta sigarette. Ma mica fumi, Ludomilla. Cosa c'è? Caramelline. Ah, lo vedi? Le caramelline. Pensavi subito male, eh? No, ce la mangiamo questa caramellina? Sì, subito, subito, subito. Ce la mangio, la mangio, la mangio. Sì, la può mangiare, vero? La può mangiare. Sì.
Ma ti rendi conto che aveva persino una pistola funzionante e un barattolo pieno di veleno, senza parlare poi di quelle caramelle che ti fanno cambiare la voce? E pensi che una bambina prodigio, figlia di due ingegneri nucleari, possa avere giocattoli come tutti gli altri bambini? Vuoi che giochi con le Barbie? Sì, magari con Barbie che camminano dal sole, che so, Barbie meccaniche, Barbie che vanno su e giù in automatico, però non con roba pericolosa, dai. E va bene, cosa vuoi che sia? Mica ci ha sparato, eh? No, non ancora ci ha sparato, però c'è un bel buco sul soffitto. Ma se hai sparato tu al soffitto, e poi quel soffitto rimane e rimarrà sempre pericolante. Ma adesso dov'è? Ma questo rumore... Hai messo in moto la lavatrice? No, non ho messo in moto niente. Andiamo a vedere. Guarda, vieni a vedere. È proprio imbecille. Altro che figlia di ingegneri nucleari, Alessandra. Questa l'ha bisogno di una strizzatina, anche perché lei è una bambina e potrebbe prendere un'influenza e quindi s'asciuga. Ferma. No, che cos'è? No, io volevo soltanto che tu uscissi asciutta. Per questo ho fatto la centrifuga. La fotografia. Ci facciamo una foto tutti insieme? No. Ma certo. Panorama. Panorama? Dai. Vuole fare un panorama? Ok, farò una bella foto al panorama per questa piccina. No, no! No, Panto! Panto! No, no, cugino! No, 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 no! Panto, grande! Ma che mirino strano che ha questa macchina fotografica. Non avevo mai visto un mirino così. Sembra... Sai quei fucili con l'ottica? No, macchina fotografica! Te ne comando un pum! Apre la bottiglia. L'apro io la bottiglia. Pari o dispari a chi apre la bottiglia. Dispari. E se te tu farai dispari, io farò pari. 5. Vinto. Non è successo niente. Ma dov'è il tappo? Dov'è il tappo? Ludomilla! È risalita. Sì, ciao! Bambina
prodigio, bambina prodigio. Ludomilla, bambina prodigio. La bambina prodigio. Beh, intanto mentre andava in onda il nostro sketch Ludomilla della serie Scoppia la coppia, noi abbiamo visto se le testate giornalistiche. Io mi sono oggi, anche fatto una fetta di dolce. Lei si è mangiata un panettone che era chiuso da Natale. No. Hai mangiato un panettone che era chiuso da Natale. Ebbene sì. Fra un po' si alzerà per andare in bagno. Già non mi sento bene. Vabbè. Le mie condizioni sono precarie. Mezzanotte e 26 minuti primi. Diciamo che siamo arrivati a questo punto alla conclusione. Speravamo anche perché che noi ci dobbiamo alzare alle 5, Teres. Io ti vorrei ricordare che noi facciamo gli infermieri e andiamo in ospedale a lavorare. Beh, vi diamo appuntamento forse a domani. Vediamo un po' come ci possiamo organizzare. Che ne dici? Ma penso di sì. Quindi è sempre alle 23.30? Sì, sì, sì. Alle 23.30 con il prossimo episodio di live streaming di Spazio Informazione Libera, il nostro indirizzo, il nostro sito www.spazioinformazionelibera.com, il nostro indirizzo anche di posta... Anche perché noi scappiamo da Sanremo, altrimenti... Il nostro indirizzo di posta elettronica, staff@steter.it. Ma che bello! Ma che bello, eh? Quindi vi salutiamo, vi diamo la buonanotte e vi diamo appuntamento per il prossimo episodio. Ciao! Buonanotte.